titolo è un po' troppo, cioè non sono in grado di fare il punto sul processo della dematerializzazione della a scuola a livello, diciamo, no, nazionale. Ho sempre parlato della mia esperienza e di quello che abbiamo tentato di fare nella mia scuola. Questo è un momento un po' particolare, è un momento che prevede innanzitutto che noi facciamo molta attenzione rispetto alle scelte che dobbiamo fare rispetto a questo nuovo progetto, no, che ci vede coinvolti nel nuovo lavoro, nel nuovo modo di produrre l'informazione, nel nuovo modo anche di gestirla, archiviarla, protocollarla e quant'altro, e distribuirla. Richiamo un po' l'attenzione perché non so se arriverò alla fine, alle ultime diapositive, ma siccome questa è una cosa molto importante che ci tengo a dirvi, stanno girando per le scuole offerte e informazioni non certo compatibili con quello che è il reale bisogno e con quello che sono le norme che sono state emanate e che gestiscono questo processo. Mi riferisco in particolare a prodotti che vengono proposti da aziende nate all'ultimo momento come archiviazione digitale, cioè aziende che si sono sempre prima occupate di carte e di riviste e oggi sono diventati dei conservatori sostitutivi. Probabilmente non sanno neanche cosa significa questa parola. Ho voluto anticiparvi questo perché questa mattina, consultando una presentazione che è stata fatta, scusate, che è stata fatta a firma FNADA, ANPAC, Ambiente Scuola, Spaggiari, InfoSchool, Best o altri, dove alla diapositiva 14 si legge, praticamente si capisce a che punto è la preparazione, no? Tema fattura elettronica. Si considera al contrario elettronico una fattura qualora venga generato un documento in formato cartaceo e lo si scansioni creando un PDF e lo si trasmetta come allegato di posta elettronica o a mezzo fax elettronico. Io direi che queste aziende, prima di proporre cose simili, dovrebbero perlomeno così dare un'occhiata su dove siamo arrivati, no? Le fatture elettroniche devono essere conservate sia dall'emittente che dal destinatario in modalità elettronica, non vengono accettati cartacei o quant'altro. Quindi voi avete già capito quello che volevo dire, cioè vogliono che voi fate una cosa illegale, cioè creare un PDF da un XML. Ma scusate, voi sapete il perché, e adesso comincia quindi la mia relazione, perché è stato attivato, perché è stato inventato, diciamo, l'utilizzo di questo formato di file, perché l'XML? Ve lo siete chiesti il perché? Perché l'XML oggi riguarda la fatturazione elettronica, riguarda OIL, riguarda la VCP, il famoso, la famosa battaglia che abbiamo fatto in gennaio e che non abbiamo ancora finito, quello della segnatura di protocollo. Allora voglio dire, se tutte queste importantissime procedure vengono gestite, le informazioni che riguardano queste procedure vengono gestite in file XML, è presto detto il perché. Il file XML è un linguaggio di marcatura, è un linguaggio che etichetta le informazioni. Etichettando le informazioni ci consente di poterle estrarre, aggregare, interrogare, analizzare. Potete quindi immaginare cosa può significare per l'intero Stato italiano avere a disposizione un file XML contenente tutti i contratti che la pubblica amministrazione ha stipulato. Potete quindi immaginare quali analisi possono essere fatte in nome dell'anticorruzione. E quindi anche il discorso della fattura elettronica. Potete benissimo immaginare che mettere insieme tutte le fatture elettroniche in formato XML, formato standard e quindi tutte uguali sotto il profilo della forma e della struttura, potete ben immaginare quante informazioni possiamo scoprire che diversamente con la carta non avremmo potuto fare. Quindi il file XML è meglio che ve lo fate amico alla svelta, perché è lo strumento che noi utilizzeremo per comunicare le nostre segnature di protocollo
per comunicare con la banca le operazioni contabili, per comunicare con i fornitori le varie operazioni connesse alla fatturazione, perché qua questi qua hanno detto di stampare il PDF, ma vi rendete conto? La gestione della fattura elettronica è una gestione che prevede andare e tornare di parecchi mini documenti che noi dovremo gestire al protocollo, che dovremmo gestire in archivio, che dovremmo gestire come aggregazione di documenti rispetto a quella fattura. Quindi è impensabile voler cambiare il metodo è quello del file di testo, è quello dell'open data, è quello dell'open source in generale, cioè è il metodo che consente a chiunque di poter acquisire informazioni senza doversi dotare di particolari software, magari proprietari e quant'altro. E anche qua volevo dire due parole perché, ripeto, queste diapositive le avevo lasciate alla fine, però ci tengo a precisarle fin dall'inizio. State attenti alle offerte che vi fanno. Ho sentito parlare di ditte che offrono il sistema di gestione della fatturazione elettronica, non so cosa vogliano offrire, comunque questo sistema di gestione della fatturazione elettronica lo offrono completo di conservazione sostitutiva. Allora voi mi direte, beh, ottimo, no? Cioè sono arrivati al punto, no? Non sono arrivati al punto, sono usciti dal punto. L'archivio è uno. L'archivio digitale è uno, non una somma di archivi, perché un contratto lo facciamo con registro online con una ditta e il contratto della contabilità lo facciamo con un'altra ditta e il contratto dell'archiviazione lo facciamo con un'altra ditta ancora. Ricordatevi che quando farete la scelta di attivare l'archiviazione digitale, l'archivio è uno. Non la somma di tanti pezzetti di archivio solo perché una ditta vi ha offerto di fare conservazione sostitutiva delle fatture o di altri documenti che loro sono specializzati a trattare. Quindi state molto attenti nelle scelte che farete, perché la chiave di tutto questo si chiama interconnessione tra gli archivi, si chiama standardizzazione della forma della struttura dell'informazione, quindi non possiamo pensare che ognuno faccia a suo piacere. Un altro aspetto di questa, chiamiamola stupida battaglia, perché qua cosa vediamo? Vediamo ditte che si sono improvvisati, come ho detto prima, conservatori sostitutivi, no? Ecco, senza manco conoscere che comunque esiste una legge che prevede che questi vengano accreditati dal Ministero, che prevede che questi abbiano delle caratteristiche particolari, che abbiano minimo 200.000 euro di capitale sociale. Vabbè, quello non è che sia poi sto granché. Ma la cosa importante è che ci sono già delle denunce. Ci sono già delle denunce, ci sono già due ditte che sono state denunciate all'antitrust per cartello. Sono quelle che non vi danno indietro gli archivi, eh? Sono quelle che quando avete finito gli esami, che chiedete i registri da archiviare, vi dicono non ce li abbiamo, non sappiamo come fare a farveli. E i famosi registri di classe, i registri di valutazione, dove sono? Sentivo ieri l'altro la mia dirigente mi diceva, io passavo in questo periodo qualche giornata a consultare i registri degli insegnanti, no? Per vedere, ma adesso cosa consulto? Dove vado a vedere? Le piattaforme e le interfacce sono fatte male, non solo non accessibili, Roberto, sono fatte da cani, e ve lo dice uno che di piattaforme se ne intende. Fatte da cani, cioè ci troviamo a vedere il registro del professore riprodotto digitalmente come se fosse di carta, cioè voglio dire un lenzuolo di 8 metri per cui un dirigente deve andare avanti, no? Fare scrolling per vedere tutto, cioè non c'è la possibilità di vedere dati aggregati, di vedere per gli insegnanti di poter avere immediatamente la situazione dell'alunno mentre lo stanno interrogando. Queste sono delle difficoltà che non ho testato io, le hanno testate i vostri colleghi o i miei colleghi, perché siamo tutti lavoratori nella scuola che lavorano nell'ambito dell'insegnamento. Quindi fate molta attenzione alle scelte che farete e al curriculum, diciamo, della ditta che vi darà questo servizio. Ci sono delle ditte che lavorano già da anni col privato in merito all'archiviazione digitale. Forse
si potrebbe pensare che loro sono un po' più specializzati degli altri, certamente, però non sanno nulla della scuola. Non sanno che noi produciamo 10-15 mila documenti all'anno. Ho seguito il corso di InfoCert e dopo una mia critica, perché sapete bene che io, come sempre, no? Dopo una mia critica mi hanno telefonato addirittura quelli di InfoCert chiedendomi spiegazioni di quello che avevo detto. E ho detto, ma guardi, voi avete fatto un'offerta che prevede che io debba conservare sostitutivamente man mano che lavoro, guardate che non è così. Noi non siamo ditte che man mano che facciamo la fattura la conserviamo sostitutivamente, noi vogliamo conservare sostitutivamente grossi lotti di documenti in un colpo solo, spendendo solo 30 centesimi per una sola marca temporale, perché voi, non so, penso che lo sappiate, per poter fare conservazione sostitutiva è necessario spendere cifre irrisorie, però è necessario apporre una marca temporale che dia una data certa al documento che viene poi archiviato. Senza la marca temporale il documento non ha valore giuridico sotto l'aspetto dell'opponibilità in giudizio, quindi non può essere utilizzato in giudizio. Allora è necessario che, se attiviamo un sistema di archiviazione digitale, che ci dotiamo anche di quegli strumenti che rendono il documento legale sotto tutti gli aspetti e non semplicemente sotto l'aspetto dell'organizzazione del nostro lavoro a scuola. Voglio dire, noi a scuola lavoriamo certe cose, non è che noi protocolliamo tutto, spesso i rapporti tra le persone sono verbali, non è che si protocollano i dialoghi tra le, però protocolliamo tantissimo. E InfoCert, quando gli ho detto, ma guardate che voi avete offerto 1000 pagine d'archiviazione, che dopo non ho capito cos'è questo 1000 pagine, no? Ho detto, guardate che noi abbiamo 10-15 mila documenti all'anno da archiviare, ah, ma lì quella dimensione noi non la gestiamo. Ma allora scusate un attimo, cosa stiamo a fare qua? Cioè InfoCert dovrebbe essere la struttura che, insomma, speriamo che qualcuno ci dia una mano, perché altrimenti rischiamo veramente di abboccare, è il caso di dire, al primo che arriva. Perché? Perché non sappiamo che cosa abbiamo davanti e che cos'è che abbiamo davanti. Cercherò di fare in fretta, ma speriamo. Quello che abbiamo davanti innanzitutto è un passato. Cioè sono 10, 15, 11 anni che si dice che noi dobbiamo essere digitali. E quindi io direi di rispolverare proprio due o tre concetti del CAT, perché forse ce li si dimentica o forse non si è, nel momento in cui l'anno scorso, vi ricordate, ho fatto 17 convegni in giro per la Lombardia, è stato terribile su questo argomento, no? Eppure forse qualcuno si dimentica ancora che il CAD regola tutto del documento digitale: la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità, e quindi poi entra a pieno titolo anche l'accessibilità dell'informazione in modalità digitale. Ancora sul documento, il documento informatico, potrei stare qua 3 ore, 4 ore a parlare del documento informatico, diciamo solo una frase: il CAD definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati, quindi ragazzi non documenti e basta, atti, fatti, dati, giuridicamente rilevanti. Questo sì, certo, è un cambiamento epocale per la scuola, una nuova modalità. È richiesta una nuova modalità per una corretta gestione documentale, modificando l'organizzazione del lavoro. E qua è la cosa più pazzesca, perché quando vado in giro a fare formazione, quando tento di parlare di questi argomenti, ecco che salta su o il DSGA o qualche assistente amministrativo, ma abbiamo tanto da fare, non ce la facciamo, ci stanno riempiendo di lavoro. Certo, lo so, sono DSGA anch'io e anch'io vivo in un ufficio a produrre il mio servizio. Non c'è niente da fare, se il mondo cambia noi dobbiamo cambiare insieme al mondo, non c'è niente da fare, non possiamo non modificare la nostra organizzazione del lavoro, non possiamo pensare che esistano ancora dirigenti che vogliono la cartellina della posta in entrata e della posta in uscita sulla scrivania. E non possiamo pensare che esistano più i facchini, no? I fattorini che portano in giro la posta. Oggi la posta viene portata in giro con le email, con la PEC, con i siti web, con l'interconnessione tra gli archivi, ed ecco, questa è la parola chiave, la parola che dovremo riuscire a, noi dobbiamo riuscire a frapporci tra le ditte
e ciò che deve essere fatto, per pretendere ciò che deve essere fatto come deve essere fatto, e non come viene proposto da qualcuno che solo perché è arrivato fino lì e non più in là, arriva fino lì a proporti. Quindi l'organizzazione del lavoro, cari miei colleghi di SGA e dirigenti, è da mettere mano all'organizzazione del lavoro. Ormai la gestione documentale è un insieme di attività finalizzate alla registrazione e alla segnatura di protocollo, cioè alla registrazione di quel documento, e quindi alla dematerializzazione, alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione amministrativo-giuridica dei documenti informatici e dei documenti informatici amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni. Certamente, ripeto, è un cambiamento epocale per la scuola, la dematerializzazione dei processi amministrativi, quindi non solo dei documenti, delle informazioni, ma bensì anche dei processi, delle modalità di comunicare tra di noi, e quindi richiedono la definizione di modalità di interconnessione tra i diversi sistemi e la loro integrazione con la posta elettronica e la firma digitale. Guardate, io ho iniziato facendo tanti errori, no? È chiaro, non avevo nessuno dietro, abbiamo iniziato a trattare la posta elettronica in modo sbagliato. Oggi, o meglio qualche mese fa, abbiamo capito invece che non possiamo fare gli artigiani dentro a un mondo digitale. Non possiamo andare su un'astronave con un martello o un chiodo per mettere fuori gli avvisi. È chiaro? Quindi dobbiamo integrare lo strumento di comunicazione che è la posta elettronica con il sistema d'archiviazione. Non dobbiamo scaricare la posta, ce la deve scaricare il sistema e la deve già archiviare, ovviamente dopo che noi l'avremo pulita o con degli antispam o con gli occhi vivi di una persona che saprà selezionare qualcosa che poi sarà dirottato verso i vari ambienti di lavoro. Quindi un'integrazione totale del software della posta elettronica non può mancare. Non potete fare il passamano, scarico la posta, salvo la posta in formato EML che è già buona, poi la do per l'archiviazione, poi creo l'archivio. No, guardate, io ho sbagliato, ma ho sbagliato per imparare, e nella mia vita il mio metodo è questo. Spesso faccio errori per capire dov'è il punto d'arrivo di questo errore qua, no? L'ho imparato facendo il programmatore, le attività di debug sono proprio queste, far fare errori al sistema per capire come sta funzionando. E gli errori io li ho fatti non volontariamente, ovviamente, li ho fatti pensando di fare cose giuste. Salvavo io l'email EML, l'assistente amministrativo che protocollava, scaricava la posta, salvavo i file EML, li mettevo la firma del dirigente, figuriamoci. Voglio dire, dove abbiamo bisogno di token remoti per la firma automatica, abbiamo bisogno di rilasciare documenti tramite il sito che siano già documenti finiti e non come i documenti che sto distribuendo io. Non sono documenti finiti, perché? Perché non abbiamo ancora completato il cerchio, cioè dobbiamo intanto recuperare gli errori fatti, numero uno, e numero due dobbiamo attivare nuove procedure che ci verranno consegnate verso la metà di luglio, e quindi da quel momento potremo attivare l'automazione totale dell'ingresso dei documenti da posta elettronica, dal sito web della scuola e da altri canali di ingresso. È chiaro che abbiamo bisogno di nuovi operatori, cioè nella mia scuola c'è un'assistente amministrativa che si occupa esclusivamente di informazione. Giovanna è la responsabile dell'accessibilità, o meglio, è stata incaricata a tenere controllato il lavoro dei colleghi. E poi c'è questo anche. È difficile convincere le persone ad essere civili. Quando parlo di accessibilità vengo subito visto come ecco la nuova difficoltà, ecco il nuovo lavoro. No signori, ecco la nuova civiltà, è la Costituzione che ci dice che dobbiamo rimuovere gli ostacoli che impediscono la libera fruizione dell'informazione da parte dei cittadini. Non siamo noi, e noi dobbiamo rispettare queste leggi, queste norme,
che regolano non solo il nostro lavoro, ma la stessa vita del cittadino che oggi deve poter operare da casa propria, fare quello che deve fare, e quindi dobbiamo implementare nuove funzionalità nei nostri siti, trasformarli in veri siti interattivi e non più vetrine. E mi è arrivato anche un documento da Alberto dove c'erano alcune domande, no? Ma non ci sono le regole, no, guardate che c'è già tutto. Le regole tecniche ci sono, i DPCM ci sono, le linee guida ci sono, l'Agenzia per l'Italia Digitale c'è, altre strutture operanti ci sono e sono pronte a lavorare e a collaborare anche con noi. Quali sono gli strumenti che ci servono? Quali sono gli accessori, diciamo, di questa partita che è quella della dematerializzazione? Innanzitutto abbiamo bisogno di un software per la gestione del workflow documentale, altro che comprare gli esami da una parte, il registro dall'altra, il protocollo dall'altra o quant'altro. Certo, potete comprare da tanti fornitori, l'importante è che ci sia integrazione negli archivi, e l'importante è che non ci siano i fornitori, come è successo, che si vogliono far pagare per darvi indietro le informazioni che voi avete caricato sui loro server. Ricordatevi che quelle informazioni sono di proprietà dello Stato e non delle ditte che ve le stanno gestendo, e non possono farvi pagare il darvi indietro i documenti, e non possono darvi un, richiamandolo Scano, non possono commercializzare prodotti che rendono impossibile da parte di un genitore la navigazione per poter vedere poi le valutazioni del proprio figlio o quant'altro, solo perché ancora una volta sono stati realizzati prodotti non accessibili, non rispondenti alla norma. Prima c'era solo la legge stanca, ma c'è ancora un bel po', c'è già qualcos'altro attorno, eh? I divieti, le varie, si parlava, non ci sono le sanzioni, o meglio, le sanzioni sono per aria, no, adesso ci sono belle belle le sanzioni. E allora mi si dirà, ma chi è che ci controlla? È il cittadino, su internet, su Facebook, eh? C'è un gruppo su Facebook che si chiama Trasparenza per i siti web della pubblica amministrazione, capitanato da una guerriera, no? Laura Strano, e stanno passando, scandagliando i siti della pubblica amministrazione, non le scuole, sanno a che punto siamo. Ci osservano e vabbè, dopo ci siamo noi che diciamo state un po' lontani per un po', perché proprio qua tra blocco del turnover, età quasi da pannolone, strumenti veramente obsoleti, per far soldi dobbiamo fare vendere pubblicità anche noi, perché soldi non ne abbiamo più. Fortunatamente il processo di dematerializzazione nella mia scuola ha prodotto risparmi, e ne ha prodotti parecchi. Io risparmio circa 5-6 mila euro all'anno, cioè sono soldi che non spendo per toner, carta, inchiostri, graffette, puntini da disegno, cartelline, cartellette, faldoni. Guardate che non è solo la carta, è tutto ciò che ci sta attorno, è la stessa organizzazione del lavoro che la carta richiede, fatto di persone che spostano pacchi anziché email, PEC, certificati e quant'altro. Quindi un software per la gestione del workflow, cioè l'assistente amministrativo al mattino accende la macchina, deve avere il diario di bordo di ciò che deve fare quel giorno, e questo glielo fa il software, gli dice guarda che oggi tu hai 3 pratiche da chiudere. E il fatto dell'attivazione delle pratiche consente al DSGA di verificare la quantità, l'entità e i tempi di lavoro degli assistenti amministrativi, in modo da poter verificare che non ci siano pratiche ferme, immobili da anni, come spesso accade, solo perché erano finite sotto una cartellina che involontariamente è stata presa su da un genitore che l'ha data all'insegnante e è sparito tutto. E la cosa importante è partire col piede giusto. Provate a pensare ai vostri fascicoli personali privati, i vostri, non quelli dei dipendenti della vostra scuola, il tuo, il tuo, il tuo. Dov'è?
com'è conservato in questo momento? Chi lo sta conservando? In quanti pezzi è stato spaccato? Quante volte è stato trasmesso perdendo pezzi per strada da una scuola all'altra solo perché c'è questa assurda legge che ci dice che il fascicolo personale deve seguire la persona? Ma come faccio a far seguire un fascicolo digitale a una persona che la posta elettronica non mi consente di trasmettere in automatico 100 mega in un file, in un'email, e che le vostre caselle non riceveranno? E allora ci vuole l'incontro tra gli archivi. Ci vuole un qualcosa che ci consenta di lavorare in modo integrato. La segnatura di protocollo, mi si diceva, ma come faccio a protocollare un documento in entrata? Certo che non lo puoi più protocollare come prima col timbrozzo sopra, è evidente, ma è normale. Oggi il documento in entrata viene protocollato automaticamente dal sistema di protocollazione informatica. E allora mi direte, ma come? Ma io pensavo di avere un software che protocollava e invece mi fa solamente dei file, registro il protocollo. Certo, non è quello lì il protocollo informatico, è chiaro? Non è quello il protocollo informatico. Il protocollo informatico non è un'interfaccia nella quale noi scriviamo dei numerelli e delle circolari che ci sono arrivati. Il protocollo informatico è un sistema complesso, automatico, che crea un file XML, ed ecco che ritorna, un file XML nel quale verranno depositate tutte le mete informazioni che identificano e caratterizzano quel documento rispetto poi al bisogno di archiviazione e quindi poi al bisogno di... grazie. Allora, vabbè, allora facciamo una rovettina veloce. Dunque, questo è il giochino che avevo preparato questa settimana. Allora, ce la faccio il giochino, giuro. Allora, questo è un po' un diagramma, non certamente completo, del flusso dei documenti in entrata, in uscita e in distribuzione rispetto alla gestione dei documentali. Quindi abbiamo documenti in entrata, che sono gli atti in uscita, che sono gli atti che produce la scuola. I documenti in uscita ovviamente saranno documenti firmati digitalmente dal dirigente e quindi P7N, e dovranno essere prodotti in formati aperti. Attenzione al software che utilizzate per costruire documenti. I PDF devono essere PDF barra 1B. Cioè devono essere PDF testo ricercabile pronti per l'archiviazione. L'XML è un file di testo, il CSV è un file di testo, cioè praticamente è un file che ripropone un database ma sotto forma di file di testo. Il TXT lo conoscete, un file di testo, gli ODF e i vari documenti prodotti da OpenOffice o da altri software che comunque producono documenti liberi. Appena il documento è in entrato viene quindi sottoposto a segnatura di protocollo. Come vi ho detto, la segnatura di protocollo altro non è che la creazione di un file di testo in formato XML che verrà attaccato al documento. Non lo possiamo timbrare, scusa, non lo possiamo timbrare quel documento, è chiaro? E quindi magari ci è arrivato un P7N. La mia domanda provocatoria che facevo sempre durante la formazione è: ma tu come mi protocolli un P7M che ti è arrivato? Lo estraggo e basta, già capito tutto. C'è niente da estrarre, lo si estrae per leggerlo, ma non per usarlo, cioè non per utilizzarlo come documento giuridicamente valido. La segnatura di protocollo quindi associa a quel documento tutte le mete informazioni necessarie per poterlo cercare, trovare e archiviare, quindi in modalità random, non più nella modalità prevista dalle vecchi sistemi bidimensionali di archiviazione che prevedevano armadi, scaffali e cartelle e cartelline. E quindi verso il protocollo informatico il mio documento in uscita. Poi abbiamo i documenti in entrata. I documenti in entrata possono essere firmati o non firmati digitalmente. È chiaro che un documento firmato digitalmente è finito, cioè non ho più niente da non posso rielaborarlo perché non è accessibile, lo tengo lì. Se non è accessibile comunicherò a chi lo ha prodotto di darmene uno accessibile. Guardate che di errori ne facciamo in continuazione anche a scuola da me. Io non riesco a controllare tutti gli assistenti amministrativi che mi stampano un PDF. Non riesco, cioè, a andare a vedere io tutti i documenti che loro fanno. Spero, mi fido che la formazione che gli ho fatto e che le informazioni che ho dato loro
diano loro quella civiltà nel lavoro che gli consente di produrre, come, ma non è sempre facile. Non è sempre facile. Ieri l'altro mi è arrivato un assistente amministrativo con un decreto di riduzione di carriera che era 5 mega e mezzo. Cosa me ne faccio di quell'affare lì? Non posso neanche trasmetterlo alla ragioneria. Ragionerie che si stanno organizzando, occhio. Qualcuno mi ha chiesto nelle domande che sono arrivate, i revisori non vogliono la saperda. I tuoi revisori devono rispettare la legge come te. La ragioneria provinciale dello Stato di Mantova sta già acquisendo da noi documenti digitali e ci sta già rispondendo, con tanto di XML, di segnatura, di protocollo allegato. Ragazzi, datevi da fare, non c'è più tempo da perdere. Quindi il formato EML perché? Perché è il formato che io o MSG, no? L'estensione, è la possibilità che io ho di salvare un'email completa di tutti i suoi allegati. Se io col software della posta elettronica o web o residente salvo una email in formato EML o MSG, cosa produco? Produco un file di testo che contiene tutti gli allegati, compresi PDF, firmati digitalmente, immagini, qualsiasi cosa c'era in quella email. Avrete un file di testo che basta cliccarlo una volta, si aprirà il client di posta elettronica che utilizzate, vi restituirà l'email completa di tutti i suoi allegati. Questo è che bisogna fare con l'email, non fare il PDF della email. Assolutamente no. Sapete perché? Perché voi non dovete toccarlo il documento che vi è arrivato. Se fate un PDF, create un altro documento, non lui. È immodificabile il documento che vi arriva dentro. Non dovete assolutamente utilizzare nessun strumento di editing per rifarlo, perché non è vostro quel documento, è di qualcun altro che prevede che venga rispettato il contenuto. È chiaro che se sono firmati digitalmente la garanzia ce l'abbiamo, se non sono firmati digitalmente che garanzie potremmo avere? Per esempio, adesso fra un po' vedo come fare, ma se io pubblico come sto pubblicando sul sito della mia scuola dei documenti privi di firma digitale, anche perché si sono lamentati tutti, vabbè, tema che sti PDF, no? Privi di firma digitale, se io, sì, è così, sono limitati tutti, cioè niente da, non puoi essere legale perché la gente non vuole, no? È quello il problema, vabbè, comunque. E adesso mi sono perso, dov'ero? PDF. Allora, per dare un'identità, un minimo di identità a un PDF che abbiamo messo sul sito, potremmo utilizzare l'impronta di Hash. Qualcuno mi dirà cos'è. È un'impronta, ogni documento ha una sua impronta. Chiaro. Quell'impronta rimane inalterata se nessuno modifica il documento. Se qualcuno modifica il documento, quindi io potrei pubblicare il documento e l'impronta di hash di fianco, che è una stringa alfanumerica. Chi vuole verificare se quel documento è vero confronta la stringa che io gli metto lì con l'impronta di hash interna nel documento. Vabbè, mi fermo lì, però questa è la storia. Quindi i documenti in entrata, i documenti in uscita, i famosi documenti cartacei, che ne facciamo? Li possiamo buttare via? Li possiamo distruggere? Certo, dopo aver fatto conservazione sostitutiva del file di risulta. È chiaro che noi il documento cartaceo lo incameriamo con il nostro PDF, con il nostro scanner, lo trasformeremo in PDF accessibile, in PDF testo ricercabile e poi lo sottoporremo a conservazione sostitutiva. Cos'è sta conservazione sostitutiva? Vabbè, prima della conservazione dovremo anche decidere se c'è qualcosa da non protocollare. Può anche capitare che c'è qualche documento che non entrerà nel circolo di... e all'atto della protocollazione verrà definito chi è il responsabile di quella procedura, cioè colui che dovrà poi gestire quella procedura. Il suo nome figurerà nel fascicolo, il suo nome figurerà nel responsabile della procedura. Fatto protocollato il documento, è evidente che abbiamo bisogno di trasferirlo, lo farà il sistema, nell'archivio digitale corrente. Nell'archivio digitale corrente il documento verrà sottoposto ad alcune operazioni,
come la gestione del fascicolo e la gestione delle pratiche, pratiche aperte, chiuse e quant'altro. Noi potremo anche già trasferire questo documento a qualcuno, però è un documento che non è ancora stato sottoposto a conservazione sostitutiva, quindi è valido sì, ma solo per certi utilizzi e non per tutti gli utilizzi. Quali sono i canali per distribuire il documento? Vari, il sito web, l'email, che ne so, una pennetta, ecco. Comunque lo distribuiremo a chi ha rapporti con noi, l'utenza, altre pubbliche amministrazioni, l'albo online, l'amministrazione trasparente, le comunicazioni di servizio al personale e all'utenza residenti sul nostro sito. Anche quello è una distribuzione, anzi, legge 69 articolo 32. Allora, la conservazione sostitutiva avviene mediante l'applicazione di una marca temporale. È necessario acquistare un lotto di un pacchetto di marche temporali, costano 30 centesimi. Man mano che il conservatore apporrà la sua firma, apporrà anche la marca temporale, non a un documento solo, se lo vuole lo fa anche un documento solo, ma è possibile marcare temporalmente interi lotti di documenti, anche centinaia di documenti in un colpo solo. La firma digitale del conservatore si aggiunge a quella del dirigente, potrebbe essere la stessa, dipende se il dirigente ha individuato il conservatore ufficiale dell'archivio della sua scuola. Ovviamente dopo l'operazione di conservazione sostitutiva i documenti arrivano nell'archivio digitale di deposito in attesa di o rimanere lì per sempre perché sono documenti importanti, artistici, culturali, di valore, okay, che ne so, oppure dopo il periodo previsto dalla norma essere sottoposti a scarto d'archivio. È chiaro che il documento cartaceo sottoposto a conservazione sostitutiva può essere distrutto oggi anche senza atto notarile, senza nessun intervento di autorità particolari. Basta il dirigente che dice: ho conservato sostitutivamente questo documento, l'originale, o meglio l'ex originale cartaceo, lo butto via. E se lo tiene, che valore avrà quell'originale, ex originale cartaceo? Nulla. Non c'è nessuna possibilità di attribuire valore ad un documento cartaceo quando lo stesso è stato sottoposto a conservazione sostitutiva ed è stato trasformato in documento digitale. Il documento digitale è unico e originale. Quindi, diciamo, questo è il percorso. Ho finito, proprio la conclusione. Eppure, nonostante tutto questo, quanto relazionato, vedo ancora stampare una PEC e i suoi allegati. Magari anche a breve la fattura elettronica stampiamola, cioè cosa facciamo se le stampiamo? Trasformiamo un documento digitale unico e originale in nulla, cioè separeremo il contenuto dal contenuto, gli oggetti digitali che ne certificano l'autenticità. E c'è ancora chi afferma che le PEC si conservano e si archiviano nel client di posta elettronica, no signori? Queste sono operazioni da folli. Due ancora, poi siamo arrivati. E gli organi di controllo? Mi si chiedeva nelle domande, ma il controllo e i revisori non vogliono. Attenzione, le ragionerie dello Stato si aggiornano. Ho parlato con Asti, la ragioneria di Asti, ho parlato con un signore della ragioneria di Lecco, ho parlato con la ragioneria di Mantua, che poi sono anche i miei revisori dei conti a proposito, no? MEF, RGS circolare numero 3, protocollo 4671 del 20 gennaio, controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici. Quindi quel signore che mi chiedeva il mio DSGA dice che i revisori non vogliono, benissimo, si faccia una bella relazione. Allora intanto gli si dà quello che si deve dare, poi se loro fanno una relazione noi faremo una controrelazione. Open Point, lato fornitori dei servizi. Ne ho già anticipato prima, l'impreparazione dei fornitori dei servizi nell'offrire soluzioni di archiviazione digitale complete, non frazionate, e da norma, e dedicate al mondo della scuola. Offerte frettolose, che spesso si concretizzano in soluzioni parziali e proprietarie, quindi non open, che non consentono il libero accesso ai dati e alla libera migrazione degli archivi, esempio per cambio fornitore. O siamo obbligati ad un solo fornitore per tutta la vita della nostra scuola? Ecco quindi che si pongono questi grossi problemi. E quali sono i nostri open point? Quali sono i problemi che abbiamo noi? La necessità di riformulare parti del diritto amministrativo che ormai entrano in conflitto con le varie e variegate forme digitali che l'informazione oggi assume.
Non più firme autografe e timbri per validare un documento, la firma digitale e la marca temporale sono i validatori di oggi. E l'archivio digitale è il corretto e legale luogo di conservazione. I flussi documentali analogici, le cartelline, i faldoni, le antiquate metodologie di archiviazione di documenti analogici si scontrano con il mondo digitale e rischiano di determinare inefficienza dell'azione amministrativa e quindi di servizi per l'utenza. È necessario un ricambio generazionale, non ce la facciamo noi. Guardate, io sono veloce, no? Anche così, una mente allenata all'informatica, allenata, io sono un programmatore di natura, ecco, ma vi assicuro che comincio ad avere problemi anch'io di tempo, cioè non riesco a correre forte quanto corre l'informazione oggi, e l'informazione oggi è sempre più piccola e ormai non è più un flusso lineare, ma è un polverone che ci sta arrivando addosso. Io direi che la necessità di centralizzare, non posso dimenticare questo argomento, è l'ultima. Lo Stato potrebbe risparmiare consistenti somme centralizzando la gestione documentale e archivistica, evitando in tal modo la frantumazione degli archivi, le soluzioni artigianali, quelle provvisorie, il non rispetto dell'interoperabilità, dell'accessibilità, della libera fruizione di formati, dati, documenti e archivi. Cosa e chi ci impedisce tutto ciò? Fine.